Per quello che riguarda poi diciamo, il collegamento che esiste tra il nostro sistema di istruzione e quello che riguarda l'Europa, quello che ci viene indicato dall'EQF, quindi dal quadro europeo delle qualifiche, secondo me al 15° anno di età e quindi con la fine dell'obbligo di istruzione dovrebbero essere raggiunte le competenze previste per il secondo livello dell'EQF. Secondo livello che voglio ricordare nella loro definizione europea, quindi conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio, abilità cognitive e pratiche di base necessarie per utilizzare le informazioni rilevanti al fine di svolgere compiti e risolvere problemi di routine utilizzando regole e strumenti semplici. Per quello che riguarda le competenze, lavorare o studiare sotto una supervisione diretta con una certa autonomia. Ecco, teniamo conto che questo lavorare però lo potremmo anche cancellare considerando che, diciamo, per quello che riguarda il nostro ordinamento, dopo i 15 anni di età, potrebbero accedere all'apprendistato al lavoro, perché il primo percorso dell'apprendistato al lavoro, per quello che riguarda il nostro sistema, riguarda i ragazzi che proprio hanno compiuto il 15° anno di età. E quindi questo consentirebbe anche il superamento di quel diaframma che c'è attualmente, perché i nostri ragazzi potrebbero accedere a 15 anni di età all'apprendistato, però senza aver conseguito l'obbligo di istruzione. E quindi conseguirebbero l'obbligo di istruzione soltanto all'interno dell'apprendistato. Invece con la proposta che faccio hanno conseguito l'obbligo di istruzione e poi entrano all'interno dell'apprendistato se vogliono iniziare i percorsi all'apprendistato. Ecco, vorrei anche precisare per quello che riguarda diciamo, i livelli di insegnamento che occorrerebbe anche una mobilità maggiore per quello che riguarda l'insegnante della scuola dell'infanzia e gli insegnanti della scuola primaria. Attualmente c'è una netta distinzione. Nel momento in cui invece andiamo diciamo a costituire questo sorta di anello, cioè in effetti l'età 5-6 anni sarebbe un'età di snodo, di svolta tra quella che è l'insegnamento dell'infanzia e quello che è l'insegnamento della scuola primaria. Quindi questo consentirebbe anche il superamento di quel diaframma che attualmente c'è tra insegnanti della scuola dell'infanzia e insegnanti della scuola primaria. Ovviamente su questa cosa bisogna riflettere, quindi intervenire anche dal punto di vista procedurale, dal punto di vista legislativo. Questo lo dico perché in effetti dovremmo andare sempre ad una maggiore professionalizzazione dei nostri insegnanti a tutti i livelli di istruzione. Oh, per quello che riguarda poi il secondo ciclo quindi avrebbe una durata triennale e i nostri ragazzi escono ai 18 anni di età. E escono ai 18 anni di età con un diploma, il quale diploma dovrebbe coincidere con il quarto livello dell'EQF. Ecco, per quello che riguarda i livelli, il quarto livello dell'EQF, ecco, è bene sapere, conoscere, ecco, come viene definito dal punto di vista dell'Unione Europea. Quindi le conoscenze sono le conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro e di studio. Per quello che riguarda le abilità, una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi specifici in un ambito di lavoro e di studio. Per quello che riguarda le competenze, sapersi gestire autonomamente nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio di solito prevedibili, ma soggette a cambiamento. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative e di studio. Quindi avremmo anche competenze di un certo spessore, possiamo dire. Ecco, la cosa importante, mi sembra averla già detta, è necessario che il numero delle discipline diminuisca, ma è anche necessario che poi tutta la nostra organizzazione degli studi venga modificata. Attualmente noi centriamo l'attenzione sull'insegnamento e l'apprendimento è una conseguenza delle attività di insegnamento. Per
Ragion per cui il sistema lezione, interrogazione, compito e voto è un sistema difficilmente superabile. Nel momento in cui invece si centra l'attenzione sull'apprendimento, ovviamente anche l'organizzazione che noi conosciamo dovrebbe essere superata. Noi abbiamo l'organizzazione per classi di età, per esempio. Probabilmente, ecco, l'organizzazione per classi di età, che non esiste per esempio in altri paesi, potrebbe essere superata. Potremmo avere dei gruppi di lavoro i quali sono costituiti e poi procedono, ovviamente, anche indipendentemente, diciamo, dall'età che hanno. Quindi potremmo avere ragazzi, bambini, 5-6 anni d'età nello stesso gruppo. I gruppi poi ovviamente potrebbero anche modificarsi nel corso dell'anno scolastico, tenendo anche sempre presente che è sempre bene che un gruppo poi abbia la sua omogeneità, abbia la sua aula base, ecco, possiamo dire. Ma l'importante sarebbe che il gruppo, nel momento in cui poi studia e quindi si attiva per quello che riguarda determinate discipline, non attende l'insegnante che va nell'aula base, ma è il gruppo che si muove nei diversi laboratori. Quindi questo costituirebbe una modalità nuova e quindi attenuerebbe anche quella che è l'attuale organizzazione didattica, che ovviamente è difficilmente superabile. Perché è facile scrivere attività laboratoriali, però quando abbiamo le classi, quando abbiamo le campanelle che suonano e che sono uguali per tutte le classi, ovviamente questo conduce inevitabilmente ad un insegnamento che è quello tradizionale. Quindi ovviamente noi dovremmo superare, vero, sia le classi di età, dovremmo superare sia i tempi uguali per tutti e dovremmo anche superare la cosiddetta cattedra. La cattedra per cui un insegnante è strettamente legato alla propria disciplina, il che non significa che l'insegnante poi non debba essere disciplinarmente competente, non nella disciplina che poi è la sua disciplina base insegnamento, però dovrebbe avere anche una possibilità di conoscenze in altre discipline per favorire i cosiddetti insegnamenti pluridisciplinari. Ecco, sono soltanto, diciamo, stimolazioni per riflettere su questo nuovo ordinamento che sto proponendo, proprio perché se si vuole giungere veramente ad una riforma del nostro sistema di istruzione, secondo me bisogna agire in modo complessivo. Ovviamente sono soltanto suggerimenti, sono soltanto proposte sulle quali bisogna riflettere, sulle quali bisogna discutere. È essenziale che la discussione poi conduca ad iniziative che, come ho detto in anticipo, siano iniziative che non si concludano nel giro di pochi mesi, ma che lancino, diciamo, un processo di modifica al quale abbia i suoi tempi lunghi, anche per consentire alle scuole, diciamo, di digerire, se vogliamo usare questo termine, diciamo, la riforma che si intende attivare.